In questo esercizio vedremo come realizzare un effetto di melt, quindi di scioglimento, che si può utilizzare per esempio su delle candele o su altri elementi che potrebbe essere anche ferro, potrebbe essere qualsiasi cosa volete. Nel mio caso specifico io utilizzerò una simpatica icona della computer grafica, che è il Bunny della Stanford University. La Stanford University, il cosiddetto The Stanford Bunny, ha praticamente al suo interno, questa famosa prestigiosa università americana, un reparto di scienza del computer e in essa fanno tante ricerche, alcune di queste vengono anche pubblicate, rese pubbliche o comunque presentate al SIGGRAPH, che è una delle conferenze forse la più importante e più storica che esiste per il mondo della computer grafica, che viene fatta in America. E in questo SIGGRAPH vengono presentate le novità da parte di tutte le aziende e università. La Stanford in passato ha regalato, diciamo, delle informazioni molto utili, che sono per esempio alcuni solver per il calcolo, per esempio, della neve, dei liquidi e così via, e anche delle scansioni molto interessanti. Queste scansioni, una di queste è appunto questo coniglio che viene da questa statuetta, che è stato scansionato e poi reso pubblico e divulgato tramite il web grazie anche a formati di scansione un po' particolari. Se si fa una ricerca online si trova anche il modello in OBJ, ma non vi preoccupate poiché lo trovate come file allegato negli asset per poter seguire questo esercizio. Oltre a lo Stanford Models, del Stanford Bunny Model, c'è anche la possibilità di tirare giù l'Happy Buddha o il Dragon o l'Armadillo e così via, tutte delle varie scansioni che solitamente vengono utilizzate nel mondo della computer grafica per poter fare dei test e poter lavorare con esse. Sono molto utili perché magari a parte essere una scansione hanno delle superfici particolari che permettono magari di capire meglio l'andamento. Ad ogni modo, veniamo a noi e una volta che ci siamo creati una nuova scena, andiamo a importare quindi all'interno il nostro Bunny. Eccolo qua. Ovviamente sono modelli molto molto pesanti. Anzi, lo mettiamo in alto così almeno vedremo proprio l'effetto del melt che più ci interessa. Ok. Creiamo un plane, creiamo un daemon kill volume, fit the scene, ok. Un pochino più grande. Andiamo a variare, a non rendere visibile l'icona, ma neanche, tanto non ci interessa adesso vedere il volume. Poi lo possiamo mettere qui. Ok. Stacchiamo il bunny e lo portiamo qui. Perché stacchiamo il bunny? Perché io andrò a creare dagli standard particles un fill object e quindi non voglio che ci sia interazione con il mio elemento. E inoltre, una volta che abbiamo creato il nostro fill object, diamo quindi emitter object bunny. Una volta che abbiamo dato il bunny, possiamo dare Gillette per ora, lasciamolo pure così, senza bisogno di variarla molto, quindi ci va bene questa, diciamo, questa risoluzione, magari diamo 10 come risoluzione. Vediamo un pochino, se lo nascondiamo. Eccola qua, questo sarà il nostro coniglietto, magari possiamo dare anche, no, lasciamo 10 come risoluzione iniziale, va benissimo. Andiamo a crearci, per creare questo effetto abbiamo bisogno di un container,
abbiamo bisogno di un container, poiché noi andremo a creare questo effetto tramite utilizzando il daemon filter. Nel daemon filter andiamo a impostare di conseguenza la nostra, diciamo, target, che sarà il container, mentre la sorgente sarà il fill object. Diamo anche un'altra particolarità al nostro fill object, diamo come tipologia dumb, in modo tale che la velocità sia pari a 0, non ci sia nessuna velocità che vada a incidere con il nostro coniglio, con le nostre particles. Mentre al container diamo una risoluzione sempre di 10, lasciamo liquid come tipologia, diamo una viscosità maggiore, tipo 10, e presto vedremo perché, e anche un surface tension, per esempio, possiamo portarlo a 25 per ora. Ok? Salviamo la scena. Logicamente adesso noi qui diamo un valore come la velocità, quindi come velocità che sia una velocità maggiore di 0, come ovviamente quando sarà maggiore di 0 la velocità partirà, o comunque le particelle saranno trasmesse dal mio fill object al mio container. Ok? Al container diamo un colore differente di gialla, e queste possiamo lasciarle grigie. Ok? Logicamente, ora se noi salviamo la simulazione, non succede nulla. Perché non succede nulla? Perché non abbiamo nessun agente di velocità che vada a variare la velocità del nostro fill object. Ok? Per poter variare la velocità del nostro fill object, possiamo, per esempio, aggiungere o un oggetto di collisione oppure un oggetto gravity, un daemon gravity. Il problema qual è? Che se io vado a mettere un daemon gravity che è connesso al mio hub, andiamo a vedere che cosa succede, vedo che praticamente le mie particelle cambiano e partono subito tutte insieme. In realtà io voglio che il mio effetto di melt, quindi di scioglimento, sia concentrato in un piccolo punto e poi dopo si allarghi o che comprenda una sola parte, quindi che sia un valore graduale. Per poter far questo possiamo agire con il nostro gravity, possiamo prendere il gravity e nel gravity assegnare una forza, assegnare una modalità bounded, come box per esempio, alzarlo, magari vogliamo e lo portiamo qua su in cima. Facciamo un pochino più grande se vogliamo. Anzi, lo facciamo più piccolino. Lo tiriamo un pochino più in su. Ok? Impostiamo un'animazione, per esempio, dal frame 24 di posizione e scala, e al frame 96 aiutiamoci visualizzando anche la geometria. Al frame 96 vogliamo che esso sia, magari non lo sciogliamo tutto, ok, ne lasciamo una porzione relativamente sana. Il 96 sia qui come posizione e che sia un pochino scalato. Ok, poco. Così. Quindi farà questa operazione qui. Novantasei lo facciamo così e come posizione lo portiamo qui. Ok,
un attimo l'edit curve. Qui abbiamo, ok, questo qui è 94, lo cancelliamo. Apriamo l'edit curva anche per lo scala. Il frame a 94 lo cancelliamo. Sicurezza, eccolo qui. Ecco qua l'effetto che avremo. Torno indietro, su che asse torno indietro? Sulla position. Ok. Accendiamo. Eccolo qua. Ora dovrebbe... tornare tutta, perfetto, rinascondiamo la nostra geometria, salviamo e logicamente in questo caso con il filter che in questo caso qui è generale su tutto, perfetto, andrà a lavorare sulle particles. Andiamo ad aggiungere anche un altro gravity, ok, spostiamo di lato volendo. Anzi, lo possiamo lasciare anche qui, non è importante, però questo gravity lo scolleghiamo dal lab centrale e lo colleghiamo solo al container, in modo tale che almeno influisca solo sul container e non su tutto, e non su tutta la mia scena. Volendo possiamo aggiungere anche un surface tension e lo possiamo dare a solo il container, ok. Diamo un valore come 20, mettiamo balance, in modo tale che sia bilanciato nella lavorazione, e a questo punto abbiamo un kill volume che mi va a uccidere tutte le particelle, e volendo, sì, andiamo a vedere, quindi salviamo e vediamo che cosa è successo. Dobbiamo, ok, settiamo la scena. Ok, assicuriamoci che ci sia il nostro bunny ben presente, simulate. E vedremo adesso che le particles inizieranno a formarsi e cadranno verso il basso. Volendo possiamo rendere un pochino più interessante questo esempio molto molto semplice, per dare ancora un effetto maggiore di cera. Ad esempio io potrei mettere un'altra geometria, un cilindro. Lo collochiamo qui, questo cilindro interagirà con tutti gli elementi, però all'interno delle proprietà del cilindro potremo lavorare sulla frizione, quindi sull'attrito che viene a crearsi, potremmo usare 0.5, sul bounced lo limitiamo a 0 in modo tale che non ci sono, e anche lo sticky, che è praticamente quell'effetto proprio di, diciamo impropriamente, di colla, di effetto proprio di attaccatura alla superficie oltre che alla frizione, lo portiamo a 1 e a questo punto salviamo, resettiamo la simulazione e vediamo che cosa succede se io clicco su Simulate. Logicamente io potrei dare lo scioglimento anche tramite una geometria, quindi dare al fatto della collisione con un'altra geometria, potrei anche associarlo anche in questo caso, avere una forma un pochino più dolce.
Vediamolo direttamente senza dover aspettare questa simulazione qui, così vedremo anche i vari effetti che possiamo creare. Perché vi ho detto precedentemente che io posso creare una simulazione con un filter utilizzando anche più di un altro filter in scena. Ok? Quindi io potrei clonarmi, CTRL-D, questo filter è un filter numero 2. E quindi questo filter è collegato a questa gravity e sono qui. Questo filter invece andiamo a crearci un oggetto sfera, lo portiamo in alto. Portiamo sulla coda del nostro coniglietto. Okay. E di essa animiamo solo lo scala, tra l'altro in un range diverso, quindi proprio da 0 a 24. Mettiamoci sempre con il bunny. Vediamo dove siamo, siamo ancora un po' troppo. Ok, questa è diciamo la nostra animazione, edit curve, e, ok, abbiamo tutte e quattro le curve, invece che 24 diamo 36. Sarà più lento. Un effetto lineare senza problemi. E nel filter numero 2 diremo al momento della collisione. In questo modo, al momento della collisione saranno inviate al container numero 1. Io volendo potrei creare anche un altro container e inviarle a quell'altro container, non al container numero 1, però anche in questo caso mi interessa soltanto quello, e come collisione in questo caso se lo diamo a tutte dovrò darle forse soltanto al nostro, vediamo se in questo modo, perché? Perché se no quando le altre andranno a collidere anche con la sfera mi potrebbero creare dei problemi di collisione. Ok, salviamo la nostra scena, nascondiamo, prendiamo bounding box, nascondiamo, vai. Questo lo lasciamo qui. Cilindro invece voglio che interagisca con tutto, il bunny lo porto qui, nascondo nuovamente il bunny, resetto. Simulate un'altra volta e notiamo difatti che anche la collisione mi va a incidere su il mio filter e mi va a creare, ora qui forse un po' troppo esagerato, mi va a creare lo scioglimento in base alla geometria che ho in scena, ok? In questo caso c'era anche magari bisogno di avere un bel drag.
Aumentiamo un po' la viscosità. Il surface tension in realtà io qui ce l'ho e ce l'ho anche sul mio container, quindi potrei qui portarlo a 0, qui portarlo a 50, il drag che potrebbe essere su tutto 2.025 mi va anche bene, ok, quindi settiamo, magari sulla sfera posso fare un lavoro differente, ovvero selezionando la sfera, non avere rimbalzi. Andiamo a vedere. Che cosa succede? Ed ecco qua, questa è la simulazione. Andiamo con l'effetto appunto sia della collisione sia del gravity che va ad aumentare la velocità delle particles. Qui abbiamo anche l'effetto di stick differenti. Vediamo che qui praticamente non abbiamo lavorato sulla collisione, qui invece sì. E qui addirittura potremmo lavorare ancora un po' andando a inserire un kill isolate e aumentare volendo anche il radius per poter gestirla anche meglio. O ancora più efficace, più particolare, potremmo inserire un altro container per poter far sì che quando gli emettitori, le particelle toccano, praticamente si blocchino, si frizzino queste nostre particelle sul nostro piano. Quindi io posso per esempio aggiungere un altro filter. Lo posizioniamo qua giù, se fosse un altro stato. Posso aggiungere un altro container. Lo posizioniamo qui, facciamo un po' di ordine proprio. Punto d'arrivo sarà il container numero 2. La mia sorgente sarà il container numero 1. Al momento della collisione, ok, quindi queste parti, queste qui potrebbero diventare rosse, da gialle a rosse, ok. Quindi le mie particelle al momento della collisione possiamo inserire un kill speed e un drag. Andiamo a unirle solo al container. Kill speed diamo keep limit e la velocità minima diamo 0.01. Keep limit yes, ok, mentre al drag diamo una forza di 100. Volendo bounded. No, perché tanto è in generale. Ok, altro aspetto, qui 10, quindi 10. Potremmo dare una viscosità molto alta, per esempio 50. Sì. Sì, sembra 50 per adesso, diamo 50 e tanto vengono uccise al momento del contatto. Kill isolate, anzi, kill isolate lo colleghiamo soltanto al container 1.
Ed ecco qua, una volta che è finita la simulazione, praticamente ricordiamo, con un container che abbiamo qui, il nostro container che genera le prime colate di cera, comunque di distruzione, di melt effect sul nostro bunny, e un secondo che invece va ad agire su quello che succederà sulle particelle che invece vanno a collidere con gli oggetti, e in questo caso queste rosse vanno a collidere con gli oggetti e si fermano, praticamente si frizzano o comunque si bloccano sulla superficie. E la simulazione finale è questa, come possiamo vedere, molto semplice, con l'oggetto che si squaglia e le particelle rosse, che sono quelle dell'ultimo container, che vanno a bloccarsi e quindi vanno a bloccare anche tutto il nostro effetto. Volendo, si può anche creare la mesh ovviamente creandola si deve andare ad aggiungere tutti gli emettitori che ci sono in scena, quindi compresi dal fill object ai due container. Quindi una volta creata la mesh la possiamo poi dopo importare all'interno di qualsiasi pacchetto 3D e renderizzare al meglio. Questo comunque è un effetto molto semplice. Altre strade per realizzarlo è quello tramite script, tramite utilizzando scripting e null object, però io credo che utilizzando il filter con oggetti di collisione, con oggetti di gravity e via dicendo, si riesce a ottenere anche un buon risultato senza doversi impelagare troppo nel settore dello scripting.